L'Inter è la squadra migliore del mondo. Parole forti? Sicuramente. Ma questo pensiero è ormai sulla bocca di molti. Tantissimi giornali, esperti o pseudo conoscitori calcistici stanno tessendo le lodi dei nerazzurri. E noi non facciamo altro che unirci a loro. In fondo, quanto spesso capita che una squadra italiana faccia così tanto scalpore? In questa nuova puntata di Chiacchiere da Bar parleremo di come l'Inter sia diventata una macchina da guerra inarrestabile. Ma prima di iniziare, uno speciale ringraziamento allo sponsor di questo video, Sport Lab. Se vuoi andare allo stadio per assistere a una partita della tua squadra del cuore, che sia Juve, Inter, Milan, Lazio, Roma oppure Napoli, grazie a Sportium Lab hai la possibilità di vincere i biglietti. Per farlo dovrai semplicemente indovinare un pronostico sul loro profilo Instagram. Vi lasciamo il link in descrizione per seguirli. Fanno contest ogni settimana, ma non è l'unico motivo per cui dovresti dargli un'occhiata. Ogni giorno vi daranno notizie sul mondo del calcio arricchite da dati statistici molto interessanti per rimanere sempre aggiornato. Bene, possiamo tornare al video. Definire la passata stagione dell'Inter un fallimento sarebbe sbagliato. Dopotutto hanno vinto ben 2 trofei, la Supercoppa e la Coppa Italia, ed hanno sfiorato anche il terzo raggiungendo la finale di Champions League. Ma il loro percorso in campionato ha comunque lasciato molti scettici su come potessero performare questa stagione. Sono state infatti 12 le sconfitte racimolate dai nerazzurri, decisamente troppe per una squadra che inizialmente voleva puntare allo scudetto. Alternavano prestazioni di altissimo livello con altre prestazioni vergognose. Mi vengono in mente la sconfitta in trasferta con l'Udinese per 3-1, quella in casa contro l'Empoli alla 19ª giornata o quella di La Spezia del 10 marzo. Ma hanno fatto decisamente meglio in Champions League, dove sono usciti per secondi in un girone di ferro contenente Bayern Monaco e Barcellona, e poi sono arrivati fino in finale subendo solo 3 gol durante il percorso, anche se c'è da dire che si sono ritrovati sul lato più semplice del tabellone, sfidando in ordine Porto, Benfica e Milan. Ma loro alla fine che colpa ne hanno? Una cosa era chiara: questa squadra aveva potenziale, ma se voleva diventare una vera big doveva trovare continuità. E come farlo se non muovendosi abilmente sul mercato? Il mercato estivo nerazzurro è stato piuttosto movimentato. Infatti sono stati apportati cambiamenti in ogni zona del campo. Iniziando dalla porta sono partiti sia il titolare Onana che il capitano Handanovic. Il primo è stato ceduto dopo una sola stagione al Manchester United per 50 milioni più bonus. Bonus che non vedranno mai visto quanto sta facendo schifo. E al secondo non hanno rinnovato il contratto, rimpiazzati dall'esperto portiere svizzero Sommer e da Audero dalla Samp. In difesa salutano due giocatori molto rappresentativi delle scorse stagioni come Skriniar e D'Ambrosio, che non rinnovano con i nerazzurri e si accasano rispettivamente con Paris Saint Germain e Monza. E arrivano Pavard al Bayern Monaco per 30 milioni e Bissek. A centrocampo Brozovic è stato ceduto all'Al-Nasr dopo una telenovela molto simpatica durata un mese, venendo sostituito da Frattesi del Sassuolo. È partito anche Gagliardini, che non ha rinnovato e si è trasferito a Monza. E inoltre arriva anche Klassen, wow, dopo la sua esperienza all'Ajax. Anche la batteria degli esterni in realtà è stata rinnovata, con Raul Bellanova e Robin Gosens che si sono accasati rispettivamente a Torino e Union Berlino, rimpiazzati da Cuadrado, svincolato dalla Juventus, e Carlos Augusto preso dal Monza. In attacco hanno salutato Lukaku di ritorno al Chelsea, Dzeko che non ha rinnovato e si è trasferito in Turchia al Fenerbahce, e Correa, che duro colpo, mandato a calci in culo a Marsiglia, parliamoci chiaro. Per rimpiazzare tutte queste partenze offensive sono arrivati Thuram a parametro zero dal Borussia Mönchengladbach, Arnautovic acquistato dal Bologna e Sanchez di ritorno da svincolato dopo la sua esperienza a Marsiglia. I giudizi dei tifosi su questo mercato erano contrastanti, avevano visto partire giocatori importanti per la squadra. Inoltre gli acquisti non ispiravano particolare fiducia. Sommer è stato definito spesso un vecchio bollito. Nessuno sapeva se Thuram sarebbe stato all'altezza del compito a lui affidato. Çalhanoğlu sarebbe stato realmente in grado di svolgere il ruolo di Brozovic? Fortunatamente per i tifosi però le cose sono andate tutte bene. E beh, sì, l'Inter fino a questo momento ha condotto una stagione quasi perfetta. Hanno risolto il problema di continuità dell'anno scorso e sono primissimi in campionato a più 12 sulla seconda, che è la Juventus, di cui abbiamo realizzato un video qualche settimana fa prima che iniziassero a rifare schifo. L'Inter ha perso una sola volta per 2-1 contro il Sassuolo, è agli ottavi di Champions League dove è in vantaggio con l'Atletico, e hanno vinto la Supercoppa Italiana sconfiggendo prima Lazio e poi Napoli in finale. Ma ciò che merita davvero attenzione sono alcuni dati statistici molto positivi, e per illustrarveli facciamo un passo indietro nel tempo. Stadio Maradona di Napoli, 21 maggio 2023. Il Napoli di
Luciano Spalletti, macchina bellissima e perfetta, matematicamente campione d'Italia, ospita l'Inter di Simone Inzaghi. Al minuto 82, nonostante l'inferiorità numerica a causa dell'espulsione di Gagliardini, l'Inter pareggia. Ma dopo nemmeno 200 secondi, Di Lorenzo viene pescato solo tra le linee e con un sinistro a giro sotto l'incrocio riporta in vantaggio gli azzurri. Gaetano dopo poco siglerà il definitivo 3-1 e Inzaghi durante l'intervista post partita dirà: c'è delusione, dopo aver raggiunto il pari avremmo dovuto portarla a casa, sarebbe stato un punto importante. Dopo quella sconfitta l'Inter riuscirà a vincere le ultime due di campionato ed arrivare tra le prime quattro. Contro il Napoli l'Inter di oggi quella partita non l'avrebbe mai persa, perché la fase difensiva di quest'annata è qualcosa senza precedenti. Durante questa stagione la porta di Sommer è stato spesso terra inesplorata per gli attaccanti avversari. Da agosto i nerazzurri sono scesi in campo per 35 partite, distribuite su ben 4 competizioni diverse, ma subendo solo 19 gol. Un altro dato che certifica il salto di qualità della difesa nerazzurra è che in stagione, su 35 incontri giocati per l'appunto, Sommer non ha ancora raccolto un pallone dalla propria porta negli ultimi 15 minuti di gioco. Altro possibile dato clamoroso: se l'Inter continuasse con questa media, sia per quanto riguarda i gol fatti che per quelli subiti, finirebbe la stagione toccando il record all time della Serie A a 20 squadre della stagione 2004-2005. Tutto questo sembra strano se andiamo ad analizzare la Lazio delle 5 annate sotto Simone Inzaghi. Era sicuramente una squadra in grado di segnare molto, facendo spiccare le tre stelle Immobile, Milinkovic e Luis Alberto, tenendo una media stagionale di ben 73 gol segnati. Al contempo però ne hanno subiti mediamente 49 ogni singolo anno, un dato statistico anomalo per una squadra così in alto in classifica. All'Inter è tutto completamente diverso: rimane il 3-5-2, rimane la vocazione offensiva, ma c'è una forte svolta su tre punti. Primo, l'Inter ha una fase difensiva perfetta, accorcia bene, contrasta vigorosamente ed è molto forte di testa. Secondo, la media punti di Inzaghi per la prima volta non crolla nel girone di ritorno. Terzo e ultimo, la consapevolezza: dopo una finale di Champions persa di così poco con un gigante come il City, qualcosa sembra cambiato. L'Inter è finalmente conscia di quanto è realmente forte e lo vediamo in ogni singola giocata. Sono infatti la squadra che ha fatto più gol in Europa in campionato e contemporaneamente sono anche la miglior difesa. Le uniche note negative, se così poi le possiamo definire, sono l'uscita dalla Coppa Italia, ma contro un Bologna che è letteralmente una mina vagante ad oggi al quarto posto in campionato, e anche l'arrivo al secondo posto nel girone di Champions. Dietro la Real Sociedad, anche se col senno di poi il sorteggio probabilmente gli è andato un pochino meglio, visto che gli spagnoli affrontano il PSG. Ma chi sono i protagonisti di queste incredibili prestazioni? Sicuramente Lautaro, Thuram, Çalhanoğlu e Di Marco, ma soffermarsi solo su di loro sarebbe sbagliato, perché questa Inter gioca da squadra e vince da squadra. Certo, i 26 gol fino adesso di Lautaro aiutano, l'infallibilità dal dischetto di Çalha non è da trascurare, la costanza di Thuram ha sorpreso tutti quanti e Di Marco si è confermato uno dei migliori esterni del mondo. Ma questi giocatori probabilmente stanno performando così bene perché l'ambiente che si è creato in questa squadra lo permette. Inzaghi è riuscito a insegnare ai suoi giocatori una vera e propria filosofia calcistica, a cui l'Inter è in grado di dare vita quasi indipendentemente da chi scende in campo. Nessun interista ha dubbi ormai: l'Inter non ha mai giocato così bene. Magari altre hanno dato più emozioni, ma a livello di gioco non c'è partita. Perché? Facile. Questa Inter è stratificata. È nata con Spalletti, è passata per Conte ed è finita nelle mani di Inzaghi, in una perfetta parabola evolutiva. Nella storia nerazzurra, ricca di progetti morti sul nascere o interrotti bruscamente e con ripartenze da zero, non era mai successo. L'Inter è bella perché si è data il tempo di diventarlo. Quanto sia forte poi lo dirà sempre lui: il tempo. Ragazzi, siamo arrivati ancora una volta alla fine del video. Se vi è piaciuto vi incoraggiamo a mettere un like e lasciare un commento dicendoci che cosa ne pensate. Se solo voi poteste vedere cosa vedo io in questo momento. Leggiamo tutti i vostri commenti. Da noi è tutto e alla prossima.